La ricerca farmacologica negli ultimi anni ha speso molto dal punto di vista dell'impegno per cercare di migliorare la costanza della terapia. Risultati meno brillanti si sono ottenuti su problemi tipo il freezing, il disturbo dell'equilibrio, il disturbo posturale ed alcuni disturbi della deambulazione. La terapia riabilitativa si avvale di nuovi sistemi che possano portare un miglioramento su sintomi precisi. Il dispositivo medico che abbiamo utilizzato nel corso degli ultimi anni si chiama gondola e negli studi che abbiamo condotto questo sistema ha migliorato le fasi del cammino, quindi la velocità del cammino, l'ampiezza del passo, ha portato un miglioramento della fluidità del cammino stesso e anche un miglioramento del freezing. Stiamo studiando per cercare di comprendere come mai una stimolazione periferica poi porta un miglioramento in sistemi cerebrali centrali. Allo stato attuale si tratta di 4 pubblicazioni, di cui una prima che valuta l'effetto a lungo termine del trattamento con gondola. La stimolazione plantare è efficace se ripetuta almeno 2 volte a settimana. Alla fine i pazienti avevano un miglioramento appunto del cammino. Un secondo studio effettuato con i sensori inerziali valuta l'effetto in acuto di gondola. L'effetto della stimolazione plantare è immediato. Un terzo studio è stato dedicato alla correlazione tra la gravità della malattia e l'efficacia della strategia terapeutica. Questi dispositivi medici risultano più efficaci in pazienti nella fase medio-avanzata di malattia, quando sintomi meno rispondenti alla terapia farmacologica tendono ad emergere. L'ultimo studio è quello forse a noi più caro, che è andato a valutare le modificazioni della connettività cerebrale prima e dopo trattamento con gondola. Le modificazioni cerebrali che abbiamo osservato hanno coinvolto prevalentemente aree coinvolte nell'integrazione sensorimotoria e nell'integrazione visuospaziale. Questo è di fatto il primo studio che dimostra che la stimolazione plantare è capace di modificare la connettività funzionale del cervello e in particolare di aree che normalmente i pazienti con malattia di Parkinson utilizzano come aree di compenso al danno della via dopaminergica che si sa essere danneggiata dai processi della malattia. Indubbiamente questi sistemi di stimolazione periferica aprono delle prospettive a terapie integrative diverse. Indubbiamente danno la speranza che si possano migliorare dei sintomi scarsamente rispondenti alla terapia con altri approcci. Il futuro di questo approccio sarà quello di andare a coprire quelli che noi definiamo unmet needs, che sono i sintomi che non rispondono ad altre terapie come la terapia chirurgica e sono prevalentemente quei sintomi che compaiono nelle fasi più avanzate di malattia, come il freezing, i disturbi posturali e i disturbi dell'equilibrio.